Treviso, al centro del miracolo economico del Nord-Est, è a metà strada fra il placido mare Adriatico e le superbe Dolomiti. È la seconda città più sicura d'Italia e al tempo stesso schiva ma civettuola. Proprio come le sue bellissime e biondissime donne che fecero impazzire tutti gli uomini d'Europa, Treviso mantiene quell'aspetto e quell'aria capricciosa di chi sa di piacere. La storia di Tarvisium, la Trivigi dei Trevisi, che divenne capitale di una marca, nonché sede più importante della zecca ai tempi di Carlo Magno, è indissolubilmente legata a quella della Repubblica di Venezia, nonché in tempi più recenti alle eroiche vicende della Grande Guerra che si concluse con la battaglia di Vittorio Veneto. Come la donna dea Venere è nata dall'acqua, la singolare ricchezza di canali e risorgive fu fondamentale per la fondazione e lo sviluppo della città. I corsi d'acqua alimentavano i mulini delle cartiere, delle concerie e delle tintorie. Il principale fiume è il Sile, Silis qui Silet, secondo un detto latino, perché è silenzioso e non fa rumore. Attraversa per 650 metri Treviso e riceve in città le acque dei tre rami del Botteniga. Uno di questi è il canale dei Buranelli, così chiamato perché un tempo era frequentato dai commercianti di pesce di Burano. Sulla sponda del canale sono sostenuti da vecchie catene gli antichi lampori, i lavatoi per la biancheria. Considerato il canale grande di Treviso, è il Cagnan, con al centro l'isolotto chiamato la Pescheria, dove sin dal Medioevo si svolge il mercato del pesce. Usanza voleva che la merce venduta poi venisse gettata nelle sue acque. Dove Sile e Cagnan s'accompagna, come scrisse Dante nel Paradiso, i trevigiani eressero una stele, a ricordo del passaggio del sommo poeta a Treviso. Nel 1865, in occasione del sesto centenario della sua nascita, venne ribattezzato come Ponte Dante, quello che in origine era chiamato Ponte dell'Impossibile, perché qui, in questo luogo, alla confluenza di due fiumi, i trevigiani avevano più volte tentato di costruire un ponte, ma la corrente aveva sempre vanificato i loro sforzi. Oltre ad essere cinta attraversata da fiumi e canali, Treviso è circondata da mura cinquecentesche, lungo il cui perimetro attualmente corre una cintura di verde. Anticamente un congegno di chiuse permetteva di allagare le campagne circostanti, impedendo così l'attacco dell'artiglieria nemica. La costruzione dell'imponente cinta muraria, dotata di sole tre porte, Altinia, San Tommaso e Santi 40, bloccò lo sviluppo della città fino ai primi anni dell'Ottocento. Francesca Petrarca, figlia del grande poeta, nel 1384 morì di parto qui a Treviso, dove si era trasferita con il marito Francesco da Brossano. Qui riposano le sue spoglie nel Tempio di San Francesco, eletto come Pantheon dalle più prestigiose famiglie trevigiane. Inoltre qui riposano le spoglie di Pietro Alighieri, figlio di Dante, che morì nel 1364. Siamo dentro il chiostro di Santa Caterina, che è il principale complesso museale della città. È un posto straordinario nel quale viene raccolta una pinacoteca di grande valore, oltre a una parte archeologica, e soprattutto nell'auditorium c'è il ciclo di Sant'Orsola di Tommaso da Modena. Tra i musei va anche citata Cada Noal, che conserva i reperti del Museo della Casa del Cinquecento trevigiano. Accanto a Cada Noal c'è una sede museale espositiva che si chiama Casa Robegan, nella quale abbiamo intenzione di sviluppare la parte delle esposizioni, delle mostre di arte contemporanea. Sicché avremo una sistemazione nella quale al Museo Bailo avremo la collezione tra 800 e 900, qui a Santa Caterina ci sarà
la parte antica romana e la parte medievale, e le mostre di arte contemporanea di elevata qualità saranno realizzate a Casa Robegan. Numerosi sono gli affreschi gotici grazie ai quali Treviso si meritò l'appellativo di Urbs Picta, città dipinta. Questa forma di decorazione su mattone legno compensava la mancanza di adeguati materiali da costruzione in pietra. Spesso le abitazioni erano costruite con materiali poveri e nobilitate con intonaco affrescato che imitava la tessitura dei mattoni. Medievale è anche questo edificio, già dal 300 noto come Osteria della Croce. Successivamente, con i nobili padovani da Carrara, divenne ostello e luogo di ristoro non solo per i viaggiatori provenienti da fuori città, ma anche per i funzionari e i militari al servizio dei da Carrara, donde il nome Ca dei Carraresi. La Loggia dei Cavalieri è unica nel suo genere in Europa. È una sorta di piazza coperta a pianta quadrilatera irregolare. Può essere considerata la sentinella di guardia dell'antico quadrivium, l'incrocio tra il cardo e il decumano di origine romana, il medievale Carrubio. Rappresentava il salotto buono della nobiltà trevigiana, luogo di incontri, conversazione, per il gioco degli scacchi ed altri svaghi, riservato ai nobili e ai cavalieri. È della seconda metà del 200, rivestita da una policroma decorazione a fresco, oggi quasi scomparsa. La città fiorì nell'epoca comunale, arricchendosi di importanti monumenti e diventando centro culturale contraddistinto dalla cortesia cavalleresca che le valse la denominazione di marca gioiosa et amorosa. Il vivere trevigiano divenne sinonimo di vita gaudente e la città si animava di feste e celebrazioni che richiamava fra le sue mura gente da tutta Italia. Uno dei simboli della marca gioiosa e amorosa e del piacere di vivere dei suoi abitanti è la celebre Fontana delle Tette. La statua rinascimentale elargiva dai propri seni vino bianco e rosso ad ogni ingresso di podestà veneziano in città. Il rito si ripeteva ogni 16 mesi e durava 3 giorni consecutivi. La statua originale, questa è una copia, restò in attività fino alla caduta della Serenissima. Durante il secondo conflitto mondiale la città subì notevoli distruzioni, tra cui il bombardamento del 7 aprile del 1944, con notevoli danni artistici e culturali, taluni irreparabili. Anche oggi, ogni anno, la città commemora quella data. Alle 13, l'ora della tragedia, il campanone della Torre Civica suona i tristi rintocchi della ricorrenza. Qui, in Piazza dei Signori, si affacciano i più importanti edifici della vita politica della città, un tempo sede del foro attorno a cui si sviluppava l'antica Tarvisium romana. La piazza venne chiamata anche Maggiore o della Berlina, per la punizione per cui i rei venivano esposti ed umiliati in pubblico. Con il profilo a merlature ghibelline della Torre Civica si affaccia il Palazzo della Signoria, che conferisce il nome attuale alla piazza. Noto anche come il Palazzo della Prefettura è utilizzato in epoca veneziana quale dimora del Podestà di Treviso. Sorge accanto il Palazzo della Ragione, eretto alla fine del XII secolo. Sede del Tribunale dei Consoli, luogo di pubbliche assemblee, le cosiddette concione, e sede della Suprema Assise Civica, che era composta da 300 membri, da cui il nome Palazzo dei 300. La via porticata, che collega il centro civile con quello religioso, formando il principale asse commerciale della città, è il Calmaggiore, che corrisponde all'antico cardo romano. Il suo nome rievoca tanto la Callis Major latina quanto le calli della dominante Venezia. Il Duomo è un crogiolo di stili diversi. Le sue forme sono il frutto di un'originale fusione di elementi del romanico padano con elementi propri della tradizione bizantino lagunare. Un'altra
un'altra delle più importanti chiese è il Tempio di San Nicolò, che deve il suo grandioso aspetto all'importante contributo economico di Nicolò Boccassino, che divenne papa, anche se per soli 9 mesi, con il nome di Benedetto XI. Domenicano e frate del convento, pare avesse ordinato questa importante costruzione con l'intento segreto di trasferirsi con la corte pontificia qui, nella capitale della Marca. Gli elementi tipici dell'architettura romanico-padana sono accentuati da un'insolita verticalità gotica che ne fanno uno dei capolavori in Veneto. Nel chiostro, l'affresco di Tommaso da Modena raffigurante il cardinale Ugo da Provenza, che indossa i primi occhiali rappresentati nella storia dell'arte. Tra le realtà più significative della città di Treviso indubbiamente c'è il sistema teatrale che Fondazione Cassamarca ha fortemente voluto negli scorsi anni. Il Teatro Comunale, uno dei 25 teatri di tradizione italiani, nasce oltre 2 secoli fa, è passata attraverso i consueti incendi che hanno caratterizzato la storia dei teatri italiani, per poi essere chiuso verso la fine degli anni 90. Intorno al palcoscenico principale, che è stato restaurato prima e ora gestito da Teatri Umanesimo Latino S.p.A., si è anche acquistato e restaurato lo storico Teatro Eden, dismesso da circa 50 anni, un gioiello in stile Liberty perfettamente ripristinato così com'era nel 1911 quando fu inaugurato. A fianco al progetto teatrale in questi anni è stato attuato il progetto Polo Universitario a Treviso. Cioè Fondazione Cassamarca ha messo a disposizione i suoi prestigiosi edifici, l'ex ospedale di Santa Maria di Battuti, l'ex distretto militare acquistato dal Demanio, per farne sedi universitarie a Treviso, la prima della Facoltà di Giurisprudenza di Padova, che quindi ha a Treviso un suo corso completo, la seconda come sede di Ca' Foscari. L'aspetto elegante ed accogliente della città ben si accompagna alle sue eccellenze enogastronomiche. Come non citare il celebre e rinomato prosecco di OCG o il ricercato radicchio rosso di Castelfranco di Treviso? Ebbene sì, la prima strada del vino nasce proprio qui nel 1964. Si snoda per ben 35 chilometri fra i colli di Conegliano, noti per il vino bianco, e i colli di Valdobbiadene, noti anch'essi a tutto il mondo per la produzione di vini a fermentazione naturale. È una delle più note manifestazioni è l'Ombra Longa, una maratona cittadina che vede i trevigiani andar per ombre, ossia sorseggiare un bicchiere di prosecco nelle tante osterie del centro. Ma con dell'ottimo vino va sempre accompagnato un buon piatto. Treviso è la capitale della gastronomia veneta. I piatti tradizionali che ricordiamo di Treviso sono pasta e fasioi, il risotto con la luganega e la sopa coada. Poi i formaggi, dalla casatella al formaggio imbriago, passando poi per il montasio. E poi, per concludere in dolcezza, non possono mancare il tiramisù e la fregolotta. E allora brindiamo all'arte, alla cultura e alla gastronomia di una terra ricca e operosa come quella che ci ha ospitato in questa nostra puntata. Investono. Le origini della città sono incerte, come incerta probabilmente è... probabilmente, se incerta non è probabilmente, no? Qui source. Fu fondamentale per lo sviluppo e la fondazione, prima della fondazione poi lo sviluppo, che se non fondi come fai a sviluppare? Cammino così. Cani, bambini, bambini nei passeggini, cani sotto i passeggini. E passando poi per il... Villa? Ma sì, passiamo dove vogliamo. Possiamo prendere la larga o stretta. Tu cosa diresti? Provare a passare. Che cosa ho fatto? Ai colli delle Prealpi Venete. Cosa sono i colli delle Prealpi Venete? Ciao!